Ho detto di sì, puoi entrare. Giochiamo a pietra, carta e fuoco. Ma sulla porta? Oh. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un altro episodio di TS War Online e ben ritrovati sul canale di Leon Trip. Vi do il benvenuto al nostro 17° giorno su This War of Mine. Siamo stati attaccati durante la notte. Ecco, vedete, sono uscito dalla partita stavolta. Marin non si sente. Non si sente male, non si è malato, però qualcuno ha cercato di derubarci. Vabbè. Poco importa, non hanno preso niente. Ok. Quindi questo qua deve essere tipo il terzo gameplay che registro di fila. Lei va a letto. No, è veramente ha molta fame, però dopo magna, che lui ha molta fame, quindi lo facciamo andare a cucinare. Borisone, visto che ha fatto la guardia ed è stanco, lo mandiamo a dormire. Qua c'è del coso che lascerò lì, per il momento. Borisone, se ti dai una mossa e fai salire la scala al barba. Thank you. Ok. Vediamo un po'. Perché non possiamo fare? Ah, perché non abbiamo combustibile? Ne butta un po' di legno, dai. Un po' di combustibile. 4 sono sufficienti. Direi che vi faccio 3-4 porzioni. Abbiamo le rotelle, ragazzi. Possiamo fare l'upgrade di questo, giusto? Dimmi di sì. Vediamo. Da dove ci andiamo a mangiare? Canavacciuolo il barba. Sembra cosa, come cavolo si chiama? Cracco. Il nostro chef cracco, crecco, cracco. Non mi ricordo come si chiama, ragazzi. Abbiate pietà, io. Pietà. La dislessia continua. Interperrita. Interterrita. Interdetta. No, niente, dai. Ma che cavolo sto dicendo? Vabbè. Voi non fateci caso, andate avanti. Andate avanti a vedere il video e andate avanti soprattutto a vedere che barba magna. Magna di tutto, magna di tutto. Dai che finché è caldo gli altri lo mangiano freddo, ma chi se ne frega degli altri? Tra l'altro, si è ripreso Boris dalla tristezza? Sì, si è ripreso dalla tristezza, non è più rintristito Boris. Che è successo Boris? Vabbè. Ok, rimaniamo praticamente senza un tubeless. Però noi lo produciamo e chi se ne frega. Non mi ricordo in realtà cosa possiamo fare. Due stronzate, credo, in realtà. Però, diciamo che al giorno 17 avere tutto migliorato, vabbè, tranne la stufa, però l'inverno è appena passato, quindi non è male, non è male. E che cavolo vogliono adesso, sti qua? Chi è? Aprite la porta, per favore, non ho cattive intenzioni. Chi cazzo sei? È un bimbo? È un bimbo. È da solo. Sto cercando un rifugio. Ma chi sei? Cercando un rifugio. Questo qua è uno che vuole venire a scroccare, ragazzi. Proprio adesso che abbiamo. Eravamo tutti a posto. Ma hanno cambiato i cosi dei. È un bimbo. Abbiamo maggiori possibilità se rimaniamo insieme. Posso rimanere? Chi sei? Sergei, che cazzo ci fai da solo? Per favore, posso restare con voi? Ho fame. E non ho nessun posto dove andare. L'esercito ha invaso la mia casa. E mi ha buttato fuori. Non so cosa sia successo ai miei genitori. Per favore, fatemi entrare. Non mangio molto. E mi comporterò bene, lo prometto. No. Porca. Cazzo. Ma non poteva venire qualcuno che. Perché io lo potrei rifiutare, ragazzi. Ma come cazzo si fa? Come faccio a rifiutarlo? Cioè, io gli potrei dire di no, gli potrei dire di andare a. Insomma, alla fine non me frega niente. Però, cioè, dai. Mettetevi nei panni di quello che è nello shelter. Non nello shelter, scusate. In questa catapecchia e gli arriva un bimbo così. Adesso magari le cose cominciano anche a andare bene. Lo potrei prendere. Sì, è un peso, però, dai, come cazzo fate a dirgli di no? Porca puttana! È questo il bello di sto gioco, è questo, vedete? Adesso c'è questo.
Ci sono delle decisioni da prendere, ragazzi, che sono permanenti, non potete più tornare indietro. Però come cazzo fa? È inutile. Questo è inutile da noi. Mangia, scrocca e basta, non fa nient'altro. Ma come cazzo fai a dirgli di no? Eh sì. Vieni a stare con noi. Dai. Ho detto di sì, puoi entrare. Oh. Giochiamo a pietra, carta e fuoco. Ma sulla porta? Oh. Vabbè. Ma forse era meglio entrare in casa prima. Ma stanno giocando. Che figata. E ovviamente non c'è altro. Cazzo, gli ho dato via gli orsacchiotti. Oh no, forse ce li ho. Vediamo. No, ce l'ho. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Ok. Dagli l'orsacchiotto, che è un bimbo, cazzo. Dai, andiamo. Sì, ma no. Non lasciarlo fuori. Scusate, dove cazzo sei? Vieni dentro. Visto che ti posso controllare. No, 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 no. Che cazzo fai? Cosa fai? Corri avanti e indietro. No, aspetta. Ah, può giocare. Cos'è sta roba? Cosa cazzo sta facendo? Cosa... Ah, scrive sul muro quei gessetti. No, bellissimo. Dove cazzo li hai trovati i gessetti, scusa? Non ce li avevamo. Vabbè. Non mi ricordo più. Allora, intanto vediamo cosa possiamo fare qua. Possiamo farci le medicine, vedete ragazzi? E quindi era utile tenerci queste. E le sigarette. Per fare sigarette queste serve tabacco e questo. Ah, ok, quindi queste sigarette qua sono le best del best. Perché queste qua fanno schifo. Queste qua invece sono il best del best. Quindi c'è tabacco e erba. Non chiedetemi che erba è, spero che sia roba non illegale. A parte che chi se ne frega della legalità nella guerra, cioè ragazzi, cioè... Hanno un sapore terribile, ma se ti ammali possono salvarti la vita. Ah, con due ne faccio una? Vabbè, producile, tanto le nostre cose rotte non servono un tubo. Allora, visto che possiamo giocare... Ma lui mi può raccogliere... Triste, gioca. Però sta giocando, cioè, si dovrebbe ripigliare. No, ciccio. Sul serio? No, ma perché devo fare un altro... No! Scatola dei giocattoli. Nah, ma sul serio? Cioè, avendo preso il bimbo sono comparsi altri... Sul serio, ragazzi, non era mai successo, eh? Un'altalena! Dai, facciamogli l'altalena! Cazzo ne frega! Dove la posso mettere? Metto qua? Metto qua? Metto qua? Dov'è che si può... Qua da sopra? No, mi sembra brutto qua, no? In un posto dove possa... Ah, anche qua, che lì c'è il laboratorio dei cosi. Ma non la posso mettere dove ci sono le poltrone, che magari c'è un po' più di vita? No. La posso mettere qua, in realtà. Vicino alla porta e alle scale. Ma sì, mettiamola qua. Mettiamola qua. Vai. Vai. No, ma perché cazzo l'ho costruita con Boris, che lui vi spreca più materiali poi? Vabbè ragazzi, lo stesso. Non è un problema. Qua abbiamo finito. Possiamo farci il tabacco fatto in casa. Insegna. Che cazzo è insegna, scusa? Insegna. Quindi Sergei ti insegnerò qualcosa di nuovo. No, gli insegna a fare le sigarette. Cazzo, che... Che insegnamento sto bimbo, eh. Puoi darmi una mano, Sergei? Ah, quindi dopo li può fare lui. Che figata! Di cosa si tratta? Sto facendo il tabacco con le erbe. Possiamo usarlo per fare sigarette. E quindi lui sta imparando. Per quale motivo... Effettivamente non ha senso. Così possiamo scambiarle con cibo o altro. Vedi, non gli dice così ce le fumiamo. Perché come i giocattoli. Bellissimo. Beh sì, anche. Evviva. Ok. Ragazzi, quindi. E quindi non è più triste. Mamma mia, tanta roba, ragazzi. Gli possiamo insegnare qualcos'altro, tipo. Ah, gli possiamo fare le sigarette. Quelle brutte.
Gli possiamo tipo insegnare a fargli un filtro? O almeno come si monta il filtro, tipo. Scusa, Ciccio. Dice che non fai un cazzo. Puoi andare a raccoglierlo almeno. Ah, sì! Che figata. Proprio adesso? Va bene, arrivo. Vabbè. Ok, vediamo cosa ci dice con l'acqua. Perché tossisce? Si sente male, Barba? Si è leggermente malato. Quindi non c'è bisogno che lo faccia tu. Cioè, lo può fare lui, sul serio? Nah. Poi ci andiamo a vedere, ragazzi. Allora, ovviamente lui non può rovistare né fare la guardia, però può solo dormire a letto. Quindi dormi a letto. Dormi a letto con... E il Barba è diventato tipo il tutore di sto ragazzo, praticamente. L'hai rovista perché abbiamo ancora altre cose da fare, però questa volta ci prepariamo, tu fai la guardia, per carità. Però ci prepariamo. Ok, abbiamo sbloccato il cantiere edile, il magazzino, il bordello, la casa bifamiliare. Tanta roba, quindi. Emilia, stavolta ti porti dietro il seghetto. Non credo che ci serva ancora la pala, spero di non sbagliarmi, ragazzi, però credo che questo serva. L'ho vista. E mo ci facciamo le cappellate, giusto? Dove cazzo sono andato? Porca trota! Dove cazzo sono andato? No! Non ho selezionato il coso e... No! Vabbè, c'era comunque della roba da prendere anche qua. Non ho selezionato la location perché ho ricaricato la partita. Mannaggia. Vabbè, qualcosa da prendere c'è. Però non è molto. Cerchiamo di non sbagliarci più perché se torniamo qua non c'è più un tubo da prendere. Porcaccia, la miseria, ho sbagliato, raga. Vabbè, facciamo un'altra giornata e poi andiamo a rovistare. Criminalità dilagante, molto bene. Però. Borissone, scusate. Emilia, hai vissuto qualche avventura? Cosa hai trovato? No, vabbè, cioè non ci far perdere tempo però. Allora, visto che adesso abbiamo un bimbo, dimmi che posso fare la porta blindata, per favore. No, no, perché ci manca il materiale elettrico. Vabbè. Allora, tu adesso puoi montare il filtro, visto che adesso puoi farlo da solo, hai detto. Non so come si usa. Ma cioè. Boris, vai a letto. Tu vai a letto. Ma lo chiameranno? Ok. Raccogli questo. Ehi, Sergei, come funziona? Sì, mi fai vedere? È molto facile, guarda. L'acqua piovana viene raccolta nel barile. Se mettiamo un filtro d'acqua poi avremo acqua pulita. Wow, davvero facile. Ricordati di sostituire i filtri abbastanza spesso però, si consumano rapidamente. Adesso gli insegniamo anche a fare i filtri, cazzo. Ok. Adesso in poi posso farlo io, quindi non c'è bisogno che lo faccia tu. Molto bene. Però non sai fare il filtro, adesso ti insegno come si fa a fare il filtro. Vieni qua. Qualcosa che ti piacerà. Filtro, insegna. Che figaggine. Sì,
sa che... Beh, ci mette più tempo ovviamente, però. Adesso che ti insegna a preparare dei filtri per l'acqua. Così li può fare e li può montare. Va bene, va. Marin. Guarda come faccio io. Sembra facile. Tutto facile per lui. Lo è? Mi aiuti a farli così? Possiamo avere acqua pulita? Ah, ok. Ho imparato una cosa nuova. Cosa produci? Corda per saltare. Palla. Ma a me bambino non piace giocare a palla? No, facci il filtro. Che palla. Vabbè, deve capire che comunque la guerra non è che sia divertente, eh. Ok. Intanto noi scambiamo. E scambiamo. Perché non c'è mai quel cazzo che mi serve? Le parti di armi mi servono, non ce le ha mai. Che brutta cosa. Questo per Emily che gli servono. Tutte le rotelle del mondo. E cosa ti do in cambio? La medicina che ho appena fatto potrei dargli. Perché no? Why not? Se abbiamo anche la roba per fare le sigarette, sì, ce le ha tutte in realtà. Poi le scambiamo con le sigarette, sta roba qua. E cosa gli do, ragazzi? Gli posso dare... questo adesso mi serve, il giocattolo. La medicina, dai. Generoso da parte mia? Sul serio? Aspetta la generosità. Wow. Credo che il tabacco sia usato come scambio perché me lo sta facendo pagare un botto. Colpi non mi servono. Eh no, allora no. Cioè... Ma sì. Però prendiamo queste. Non basta riprova. Mazza sei caro sto qua. Gli diamo anche un cosciotto e noi ci prendiamo queste. Porca miseria, no? Sto tabacco qua deve essere usato come scambio perché costa troppo. Veramente troppo. Beh, cos'è che possiamo prendere allora, scusa? Ok. Basta riprova. Fare fatto. Beh, abbiamo preso un po' più di roba, dai. Ok, lui sta facendo il filtro molto lentamente in realtà. Ok, cosa gli possiamo insegnare adesso? Io gli insegnerei. Io gli insegnerei come si produce il combustibile. Ma non con questo, con il legno, grazie. Insegna. Insegnerò qualcosa di nuovo. Adesso, tanto che lui insegna a fare il combustibile, ragazzi, ormai l'abbiamo già visto e stravisto. Diciamo che Boris, che ha molta fame, va a mangiare. Emilia, che Emilia ha molta fame. Ci dà di scatoletta, Emilia. Dacci di scatoletta, Emilia. Tu cucini. Produci. Quando Emilia ha finito di andare a mangiare, noi termineremo il giorno. Ok. Adesso posso farlo io. Bene. Però non possiamo insegnargli questo gioco, infatti. Sì, solo le cose, diciamo, piccole. Esatto. Ah, tutto. Ok, perfetto. Molto bene. Quindi esci. Non credo che gli posso insegnare a fare un coltello o robe varie. No, infatti.
No, questa roba no. Sì, effettivamente se non avrebbe avuto molto senso. Posso insegnargli a far da mangiare però. Averci pensato prima. Bimbo. Bimbo Mix, vai a montare il filtro. Vediamo se... Vorrei degli hamburger, dovremmo andare tutti in un fast food, perché non lo facciamo? Lui non sa, non sa nulla, non sa. Produci. Termina giorno. Adesso non facciamo cazzate, per favore. Scuola bombardata. Vai con Emilia. Lui dorme a letto. Lui fa la guardia. Lui dorme a letto. Ok. Preparati. Ci portiamo dietro il seghetto. E il piede di porco. Vai. Tolto è giusto. Tolto è giusto, no? Perfetto. Prima di tutto... Qua. Semplicemente perché ce n'è una anche laggiù, però non la uso laggiù. Perché qua taglio, laggiù no. Cioè taglio la strada, diciamo. Invece laggiù taglio un tubo. Abbiamo preso un giocattolo. Cosa c'è qua? Mamma, era terribile. Non ho chiamato Cecchino. Ho sparato una ragazza che conoscevo. Ah, è una lettera di un bambino. Scendete che dovremmo stare a scuola un po' di più. Non so perché. Io voglio di vedere te, papà. Almeno ho promesso di portarci questa lettera. Vieni a prendermi e portarmi a casa? Penso che non è venuta. Che tristezza, però. Vai, piede di porco! Ok, i video ragazzi saranno un po' più lunghi adesso perché c'è un po' più di cose da fare in casa, ma vedrete che... Ok. Proviamo anche andare su. Vedere se abbiamo lasciato qualcosa lassù. Qua magari. No, in realtà qua no. Qua? Qua sì. Qua c'è un botto di roba. L'apri qua prima. Prendi tutto. Parti di armi, mi servono le parti di armi. No. E non neanche qua, vero? C'è un'altra cosa. Poi credo che adesso possiamo aprire questo. Ok. Apriamo anche questo. Poi torniamo a prendere l'ultima. L'ultimo rimasuglio. E possiamo scendere da qua adesso che abbiamo la scorciatoia aperta. Ok, mettiamo giù tutto. Avanti. Avanti. Prendi questo. Qua non c'è niente, mi sembra. Non so se si può scendere. No, non si può scendere. Non c'è nient'altro. Ok. Vediamo. Mamma mia. Torno indietro ancora. Ragazzi, magari vi taglio questa parte dove prendo materiali, torno indietro, prendo materiali, torno indietro. Perché alla fine adesso è sempre quello. Ok, ragazzi, vi ho tagliato la parte dove recupero tutto il materiale. Questi sono gli ultimi. E anche adesso credo ce la facciamo proprio a sgocciolo sgocciolo.
Allora, abbiamo l'alcol da barattare, che sicuramente questo ci serve. Queste parti elettriche me le porterei via. Adesso legno ne abbiamo abbastanza. Ho trovato delle rotelle. Niente parti di armi, purtroppo, però le rotelle le ho trovate. Abbiamo trovato 10 di acqua, che ce le prendiamo. Ho detto 10 e non una valanga. Abbiamo trovato del caffè, delle medicine alle erbe, ne prendiamo due. Le bende ce le portiamo perché... E due di legno. Niente, basta. Questo è tutto. Legno aiosa. Ok, corri all'uscita. Perfetto. Emilia è tornato, ragazzi. E diciamo che noi ci vediamo al prossimo gameplay, che ovviamente adesso io registrerò dopo di questo. E noi ci vediamo, diciamo, la prossima volta. Ricordate di lasciare un commento qua sotto per farmi sapere la vostra, lasciate un mi piace se volete supportare il canale, mettete il video in condivisione sui vostri social network se volete darmi una mano. Potete fare un mucchio di cose in realtà, ma sono molto semplici e non vi costano niente. Comunque, detto questo, ancora una volta da LeonTrip è tutto, ciao ragazzi!